tre punti, quelli che contavano, quelli che servivano per rimpinguare la classifica e soprattutto per ritrovare un minimo di serenità. Va bene così, magari crescerà anche l'autostima dei giocatori biancazzurri, ma la prestazione è ancora deludente. Al cospetto di un Real Marcianise davvero ben organizzato dall'ex Gigi Boccolini, il Pescara si presenta con una formazione inedita, col solo artistico, in assoluto il migliore in campo, arruolabile in prima linea. Nel 4-2-3-1 di Cucureddu tornano titolari Gessa e Tognozzi. Dettori agisce senza incidere a ridosso di artistico. Boccolini, che non dispone del fantasioso Pozziello, schiera i suoi con i canoni del 4-4-2, in mediana Romano e il vertice avanzato del rombo che supporta Manco e Tedesco. C'è poco pubblico all'Adriatico, la curva è silente nella prima mezz'ora nel ricordo di Tonio, ultras scomparso prematuramente in settimana. L'avvio fa ben sperare con Gessa che cerca ma non trova artistico a centro area. Da brividi la risposta dei campani, con il piazzato di D'Ambrosio che bacia la parte alta della traversa. Quindicesimo, l'occasione buona capita a Carboni che al volo chiama all'intervento l'estremo ospite Fumagalli. Intanto la curva si anima, siamo alla mezz'ora. È sempre il Marcianise a far vedere le cose migliori, così al 43esimo è di nuovo Pinna a disinnescare la botta da fuori di Tedesco. In chiusura di frazione la svolta del match. Artistico incorna alla grande il traversone di Gessa e timbra il palo interno. Sulla prosecuzione il controcross di Carboni viene intercettato con un braccio da Porpora e calcio di rigore che Artistico trasforma. Immediato arriva il duplice fischio di Magno di Catania che manda le squadre negli spogliatoi. Il canovaccio della gara non muta nemmeno nella ripresa, che si apre con Pinna, sempre lui, decisivo sull'incursione di D'Ambrosio, poi Tedesco spreca. Insistono i campani, decimo, Manco buca la difesa sulla corsia di destra, diagonale con Pinna ancora prodigioso e Tedesco a sciupare clamorosamente sulla ribattuta. Quindicesimo, ci prova Tomi su punizione di un niente al lato. Diciottesimo, pennellata di Manco e inzuccata al lato del solito Tedesco. È il momento migliore del Marcianise quando il Pescara siga il raddoppio. Fumagalli regala l'angolo che Gessa calibra alla perfezione per il colpo di testa vincente di Coletti in mezzo all'area. Primo centro stagionale per Coletti e il risultato in cassaforte. Serie di cambi. È proprio il neo entrato Zappacosta al 24esimo alla biglia buona per il Tris, ma Filosa chiude in corner. Il Real comunque non molla e Galizia per poco non accorcia le distanze. L'ultima emozione la regala Artistico, in sospetta posizione di fuorigioco, che di testa impegna Fumagalli. Vince dunque il Pescara, che chiude il girone d'andata ad una sola lunghezza dal Verona capolista. Ma la curva non ci sta e Cucureddu si becca i soliti cori contro, stavolta però coperti dal disappunto del resto dello stadio. Thank you.